Ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Domenico. Io sono Marco. Oggi siamo qui ragazzi con un nuovo format, Una nuova ovvero, grafica anche. esatto, faccio sapere cosa ne pensate, se vi piace e soprattutto se vi piace questo format che vi stiamo per illustrare. Esatto. Ovvero, abbiamo intenzione di partire dalle carte common e così via, salendo, e vedere la top 10 delle carte più costose per ogni tipologia di rarità, ok? Quindi Esatto. oggi siamo qui con le common. Ovviamente noi calcoliamo come se fosse, diciamo, esteso, perché in realtà è esteso. Quindi se una carta ci dovesse essere italiana e noi siamo in Italia, quindi calcoliamo le carte italiane. E come ben sappiamo, gli italiani sono grandissime persone, quindi i prezzi rispetto agli inglesi sono molto più alti. Mi raccomando, allora, un'altra cosa importantissima è che questa top è registrata, cioè, a oggi, ovvero vale per oggi, quindi vedete la data di pubblicazione del video e i prezzi sono aggiornati a questo giorno. Può succedere che delle carte, essendo diciamo abbastanza simili di come sono fatte, o gold o alternative, così possano costare lo stesso prezzo. Quindi abbiamo messo bene o male, se ci dovesse essere tipo, che ne so, dovesse essere due carte a 2 euro, noi mettiamo, ok, va a finire che mettiamo Pinco come primo e Pallino come secondo, In ma è così, il prezzo è base, sì, quello. esatto. Capito? Quindi iniziamo subito con Iniziamo la numero subito. 10, vai. Allora, la numero 10 è una carta che a me piace tantissimo ed Per è artwork. esatto, ed è una carta verde, costo 1 verde di BT2 numero 98, che è Kamehameha di padre e figlio, versione gold Importantissimo al momento italiana. Esatto. nell'anime barra manga. La versione italiana cioè solo gold e il suo effetto è un'attivazione principale, scegli una carta combattimento del tuo avversario con costo di energia pari o superiore alle sue energie e metti la KO. Allora, praticamente è tipo un slug di Nunchuck. Esatto, più o meno. È tipo Però slug di Nunchuck, solo che costa 1, è molto limitato alle energie dell'avversario, però magari se la usi bene può comunque rompere le palle all'avversario. Devi sperare che non ha barriera. Vabbè, il disegno è bellissimo. non gli si può dire niente al disegno, l'avrei messo primo soltanto per il disegno. Oh. Poi il prezzo si aggira sui 2 euro più o meno per All'incirca questa 2 versione della euro. carta, sì. Esatto. Esatto, perché è gold. E ricordiamo che le carte gold si possono trovare soltanto nell'event pack, che è un pacchetto che contiene 3 carte gold su 18, se non mi sbaglio, totali. Quindi avere pure abbastanza culo per magari o completare la collezione o trovare alcune carte che sicuramente costano di più in base a se sono giocate o non sono giocate. Passiamo alla prossima. Qual è la prossima? La prossima, la nona posizione, troviamo la carta di BT1052 di numero, ovvero obiezione, Oh. objection in inglese, costo 2, uno blu e l'altro neutro. Allora, attivazione principale, scegli fino a una carta dalla tua mano e mettila nella tua area delle energie. Obiezione, fino a poco tempo fa, ovvero il giorno in cui è stata bandita, era una delle carte più utilizzate. Carta molto forte per rampare, ma un po' in tutti i mazzi, basta che ci sia presente almeno una carta di colore blu oltre a obiezione. E cioè tu scegli una carta dalla mano, la metti come energia, ma la puoi mettere anche attiva. Quindi non la metti spossata, ma direttamente ti trovi un'energia in più. Volendo, metti caso che si dovesse presentare il turno di due energie, che tu hai solo due energie, no? Hai paura di utilizzarle tutte e vorresti lasciarti almeno una per poter counterare, combare o altro. Cosa fai? Ne usi due, metti obiezione e ti metti un'altra energia che ti resta attiva, che comunque puoi utilizzarla per negare o altro, come abbiamo già Esatto, detto. fai le E porcate. esatto. E ovviamente non bicolore, perché bicolore ti entra comunque spossata. Però carta fortissima e mi raccomando, secondo me se dovessero sbannarla, il prezzo di questa carta risale. Al momento il prezzo si aggira sui 3 euro. E Esatto. ovviamente questi tipi di carte esistono come obiezione, esistono anche versione foil. Foil costano di più, come è giusto che sia. Ma noi calcoliamo la carta in generale, l'italiana, quindi non ci frega che foil costa di più, perché voi questa carta la trovate al prezzo minimo di 3 euro al momento. Esatto. Passiamo Quindi avanti. andando avanti. Una carta gialla di BT1, costo 1 giallo. In italiano esiste solo gold ed è Sfera Distruttiva, ragazzi.
la controgiocata che ti permette di far entrare in gioco in modalità spossata la carta combattimento che l'avversario sta giocando. Allora, Non è è una male. carta. È una controgiocata comunque, vabbè, limitata dal colore giallo. Può dare molto fastidio, perché comunque neutralizzi un possibile combattente, che una possibile chiusura neutralizzi per un turno. Non è immune all'effetto deviare, quindi Esatto. comunque è limitato a lì. Però facciamo un esempio. Io dovessi scendere. Se io dovessi scendere il Freezer Secret, costo 5, che è una delle carte più utilizzate, Secret, al momento. Tac, scende, io pago uno, giallo, entra spossato. Quindi lui lo posso fare perché non ha deviare. Però nel Esatto. caso di Cogito era rinato, non vale questa carta. Però è una carta che può fare la sua sporca figura, assolutamente. Esatto, se trovate posto si può provare. E Passiamo. quindi Ah il no, aspetta, prezzo? non abbiamo detto il prezzo. Il prezzo si aggira sui 3 euro più o meno. Esatto, ragazzi, i prezzi come avevo già detto sono molto indicativi. Oltre al giorno oggi, va a finire che già domani questa carta costa il doppio o costa la metà o addirittura non si trova, quindi non sai il prezzo. Però, come ben sappiamo, il mercato è molto variabile, ok? Quindi prendiamola Volatile. con le pinze queste carte. Quindi, se voi doveste vedere il video questo giorno stesso, oppure al massimo 2 o 3 giorni, prova di distanza, e volete acquistare una di queste carte, più o meno potete regolarvi che il prezzo si aggira intorno a questo. Vai, la prossima carta è. Al settimo posto, ragazzi, troviamo Videl 2 eroico del set TB2011, ovvero qual è il suo effetto? Controattacco, annulla l'attacco e gioca questa carta. Continuo, se Gohan, Son Gohan, per i più pignoli, 2 eroico, è in gioco nella tua area di combattimento, questa carta ottiene più 9000 potenza. Allora, Può essere quindi, buona. essendo un controattacco, BT8 è uscito un leader, ad esempio, Bulma, che dà ai terrestri Saiyan bloccante. Voi avete sul terreno Son Gohan 2 eroico, quindi già è un bloccante di suo. L'avversario vi attacca, voi volete negare l'attacco pagando 1, e questa carta scende sul terreno e automaticamente ottiene più 9000, diventa un 10000 e bloccante. Capito? Secondo me questo è lo spot più forte in cui usare questa carta. Questi tipi di carte si trovavano barra trovano in privato, poi dipende sempre il vostro commerciante di fiducia, Esatto. nella National Alternative Pack, quindi nei National, no? E il suo prezzo all'incirca si aggira sui 3,50 euro, dai, 3,50, 4, più o meno siamo lì. Una carta, ripeto, ragazzi, buona in quello spot. Comunque è un pezzo che giochi. Ha un costo di combo 5000. Quindi, io Ci può stare. non ci sputerei sopra assolutamente. La prossima Poi. carta è Kai Supremo del Tempo, Protettore del Mondo. Al sesto posto, una carta di BT3 nera, costo 2. È una super combo con un effetto auto che dice: quando effettui una combo con questa carta, se ci sono 5 o più carte nel tuo warp, peschi una carta e questa carta ottiene più 10.000 potenza di combo fino alla fine del turno. Carta Ok. simpatica, super combo da usare nei mazzi che warpano. Soltanto lì, perché se tu non Sì. hai carte che. Cioè, se non hai modo di warparti le carte, è una super combo inutile. Quindi devi warpare spesso, cioè molto devi warpare perché ci devono essere 5 carte. Anche se in realtà ti basta mettere, ad esempio, un Fu a costo 4, ti basta mettere un Bardock, comunque c'è qualche reame supremo che ti manda già almeno 5, 6, 7 carte, 8, vabbè, in su nel warp, e quindi già puoi utilizzare questa super combo, ok? Però Esatto. è limitata almeno secondo me al quarto, quinto turno. Tendenzialmente diciamo che una super combo ha 10.000, la maggior parte delle super combo hanno 10.000, questo essendo un 12.000 già può rompere, capito, le palle all'avversario, perché attacchi un 10.000 e l'avversario deve per forza dargli un 5.000 o comunque quel 2 in più rompe abbastanza. Anche questa è una carta che si trova negli alternative pack, sempre ai National, e il suo prezzo si aggira sui 3,50 Sempre più o meno come Videl 2 eroico di prima. Poi, euro. Esatto. Possiamo andare avanti? alla posizione numero 5, troviamo Dottor Mew sotto il controllo di Baby.
Però effetto auto, quando giochi questa carta, guarda fino a tre carte dalla cima del tuo mazzo, scegli fino a una carta macchina mutante o fino a una carta il cui nome include baby tra di esse e aggiungila alla tua mano, poi mischia il tuo mazzo. È una carta di BT3 017, ok, va bene che è vecchia, però è una carta che anche è molto limitata al tipo di mazzo macchina mutante e baby. Esatto. Quindi si potrebbe usarla come peschino, ok. Però diciamo che fa un po' da effetto stile Goku e Vegeta nel Gogeta BR, cioè Goku e Vegeta Rossi. Sì, è tutto Comunque legato. guardi tre carte, prendi, se no in fondo al mazzo, no? No, mischi il tuo mazzo, almeno questo qui non ti dice di metterli in fondo al mazzo, quindi mischi. Quindi tu metti, provi, se ti va bene peschi la carta che ti serve, è comunque un peschino, e c'è quel 5.000 con 5.000 di combo sul terreno che ci può stare. Il prezzo di questa carta più o meno si aggira sui 3,50, sempre come le carte precedenti, perché essendo sempre una di quelle carte trovabili, Alternative, sì. diciamo, nell'Alternative Pack, quindi possiamo andare già avanti Possiamo perché non c'è andare. nulla di particolare da dire su questa carta. Il prossimo è il numero 27 di BT1, costo 0 rosso, E se li risveglio trova di Kabba. sempre nell'Alternative Pack. Esatto, risveglio di Kabba. Attivazione combattimento, scegli fino a una tua carta rossa ed essa ottiene più 6.000 potenza fino alla fine del combattimento. A Essendo un me costo non piace 0, tanto. ok, è una carta che diciamo che forse è più facile trovare persone a cui non piace invece di persone magari a cui piace. Però con questa carta si possono fare, sempre se riesci a trovare spazio nel mazzo, ma combo molto interessanti, come ad esempio prendiamo un Ciampa di BT1 sempre, il famoso Ciampa, quello che è uscito anche italiano in Sì, versione Gold, quello che dà doppio dove... colpo. Esatto, paghi 1 e ti dà più 10.000 e doppio colpo. Quindi cosa fai? Attacco, l'avversario non nega, io pago 1, ciampa e magari gli aggiungo sempre costo 0, ragazzi. Questa è una cosa secondo me che rende questa carta carina. Aggiungi più 6.000, capito? Magari ne 2, 6.000, 6.000, quindi più 12.000, oltre 10.000 di ciampa. Quindi serve a spingere un ulteriore attacco, magari finale, cui l'avversario non si aspetta che tu puoi utilizzarla. Quindi... Secondo me è una carta non brutta, una carta che ci può stare, è limitata ad alcune giocate e ripeto, se doveste riuscire a trovare spazio proprio, oddio, mi avanzano due carte che ci metto, dai, mo ce le provo, secondo me provarle per alcune combo non fanno Ci male, poi può male che va, stare. ragazzi, le usate come energia, cioè se proprio non le volete usare. E quindi il suo prezzo si aggira all'incirca sui 3,50 euro, sempre come le altre prima, visto che comunque anch'essa possibile trovarla nell'Alternative Ora andiamo in top 3, ragazzi, con Pack. Oh la mio Dio! terza posizione che è di una carta blu Diciamo che di BT1. queste prime tre posizioni... Dicono carte che comunque abbiamo fatto fatica a scegliere chi sta prima, chi sta davanti, perché arrivata una certa il prezzo Più o è meno lì lì. quello. Quindi chi c'è in terza? Quindi dicevo, una carta blu costo 1 blu di BT1, la numero 55, che è coercizione di Whis. Esatto. Controattacco. Controattacco annulla l'attacco. Poi scegli fino a una tua energia e mettila in modalità attiva. Pago Tanta 1, ti roba. annullo 4 attacchi. Se ce l'hai 4 in mano. Vabbè, Però quello molto sì, ovvio, però dico molto. nella situazione più estrema. Esatto, molto buona. Forte, paghi uno, attivi, puoi anche attivare altre carte, altre energie differenti dal colore blu, quindi non si limita al mono blu. Cosa dire, ragazzi? È una carta che di questo tipo di carta come obiezione si trova anche foil. Foil ovviamente costa di più, penso più o meno sui 10 euro all'incirca, diciamo, però noi, come abbiamo già detto, contiamo la carta italiana, la prima versione, perché se uno la vuole usare nel mazzo, se ne sbatte magari che è foil o no. L'importante è Esatto. che è quella carta con quell'effetto. Il Carta molto prezzo. forte, usatissima. Esatto, il prezzo si aggira sui 7 euro. Yes, se lo trovate. Andiamo avanti. La prossima, al secondo posto, cosa abbiamo? Secondo posto, ragazzi, una carta di BT3, Bellissima. 104 come numero, gialla. Una delle carte pure più giocate, rompe le palle forte, forte, forte. Stiamo parlando di Nuvola d'Oro, ovvero Flying Nimbus.
conoscitissimo ormai. Costa uno giallo, controattacco, ovvero annulla l'attacco. Poi puoi mettere una carta gialla dalla tua mano nella tua area degli scarti. Se lo fai, fino alla fine del turno il tuo avversario può attaccare una sola altra volta con carte combattimento. Quindi comunque... un anti-aggro. Caso... eh? Un anti-aggro praticamente. Sì, assolutamente. Se dovessi beccare un campo con 5-6 carte combattimento, lo limiti tantissimo. Ti salvi. Poi anche nel caso uno dovesse mettere tipo Fu, che c'ha triplo attacco, tu gli neghi il primo, scarti e lui può attaccare un'altra volta e basta, capito? Cioè comunque lo limiti, una carta molto giocata, bellissima di artwork. Stupenda. Sì. Ho avuto il culo immenso di sbustarne 4. Cioè 4 ragazzi, avrà aperto forse 5 boxettini, 4. Ne ha trovati 4. Io una sola l'ho trovata. Per comprarla dovrei spenderci all'incirca 7 euro. Esatto, il suo prezzo. Esatto, e fortissima ragazzi, cioè in qualsiasi mazzo dove è presente il colore giallo, secondo me è una che come counter bisogna utilizzarla. Il vero è comunque devi scartare una carta gialla dalla tua mano, però ragazzi vi salva. Ci sta. Passiamo al podio, la carta che abbiamo messo in prima posizione è una carta blu extra, costa 1 blu. Che si trova in 2 versioni, esatto, italiane. Ed è di BT1, stiamo parlando della numero 53, ovvero Fagiolo Magico. Esatto, noi abbiamo messo l'artwork alternativo. Esatto. Tanto alla fine è indifferente, l'effetto è sempre quello, esatto. Il valore è sempre quello. Attivazione combattimento, scegli fino a una tua carta ed essa ottiene più 5.000 potenza fino alla fine del turno. Poi scegli fino a 2 tue energie e metti le modalità attiva. È fortissima, ci puoi fare combo. Sì, combo, diciamo, puoi giocare 20, cioè 20 no, per modo di dire. Comunque tante carte magari in un solo turno e usi attacchi attivi, magari ti rimane soltanto un'energia, fai l'attacco, gli dai più 5.000 per sbloccarti 2 energie per lasciartele libere per qualche eventuale counter attacco o altro. Carta usatissima. Non ho nient'altro da dire, perché comunque in qualsiasi mazzo blu, cioè mazzo blu, dove è presente il colore blu, carta che bisogna utilizzarla. Sì. Il prezzo, ragazzi, si aggira sui 7 euro anche questa, ovvero come Nuvola d'Oro e Coercizione, quindi bene o male non è che Nuvola d'Oro o Coercizione costano di meno, oppure Fagiolo Magico di più, così. Abbiamo dovuto scegliere, abbiamo messo davanti Fagiolo Magico, comunque è una carta più usata, forte quanto le altre, usata quanto le altre, dobbiamo scegliere un posto uno lì davanti, no? E quindi a voi frega il prezzo, frega, non... non chi sta primo o secondo. Ebbene. E quindi abbiamo detto 7 euro, tanta roba, ecco qui ragazzi la... top 10 delle common. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere nei commenti con tanti bei like. Poi appena riusciamo, ragazzi, se vi è piaciuto, oppure anche se non vi è piaciuto, noi lo metteremo lo stesso. Sì, arriviamo a 20 mi piace e metteremo la top delle rare. Sì. Anzi, prima no, arrivano i mi piace. Prima arrivano i mi piace. Delle uncommon prima. Esatto. Mm. Prima arrivano i mi piace, ragazzi, e prima pubblicheremo la top 10 delle uncommon più costose. Esatto. Va bene? E quindi seguiteci anche su Instagram. Mi raccomando. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. E bentornati. Vabbè. Siamo stati zitti un minuto, devo dire allo stesso momento. Vabbè. Ciao ragazzi! Neutro Robert. Beep. Pubblicità, vabbè. Non ci hanno pagato. E al posto 8 troviamo Videl, 2 eroico. Posto 7. Posto numero 7. 7? Sì, sì, sì. Ok, allora. Al posto numero 8... Aspetta, no, non mi ricordo. 10, 9, 8, 7. Perché tu vedi questi numeri qui sbagliati? Che mi sembra di stare tipo avanti un altro, capito? Mi si può piacere. Aspetta, facciamo così. Perché l'hai messo sbagliato la riga. Ma io, no. Costo 1, rosso. Aspetta un attimo. Crea da nulla, ti metti un bloccante 10.000 che può rompere abbastanza le palle. E... aspetta.
Ma che hai fatto? Mo' l'ho rifatto a capo tutto.